Si assottiglia il numero di giornate e cresce la necessità di fare punti in ottica playoff. Gaetano Oteri non ci gira intorno e sprone il suo Pescara a riprendere una marcia a pieno ritmo dopo un tour de force delle ultime 5 partite che, secondo il tecnico biancazzurro, ha ricalcato l'andamento del campionato. Tante volte abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato in campo. È chiaro che alcune volte abbiamo fatto anche degli errori, altre volte li hanno fatti anche altre sfere, perché insomma espulsione di Ferrari a Fermo, espulsione di Drudi eccetera, però hanno detto che quello che ha detto fino adesso il campionato, che se acquisiamo continuità, questo è un gruppo che esprime coralità, giochiamo da squadra, ecco, e quindi ci sono anche qualità all'interno di questo gruppo, chiaramente. Poi nessuna squadra è perfetta, abbiamo pregi e difetti, ma ci può dare conforto quello che abbiamo fatto. Questo però appartiene al mondo della teoria e delle chiacchiere, il campo è un'altra cosa. Tutto questo che noi pensiamo lo dobbiamo confermare in campo. Domani alle 17.30 il Pescara ospita il Siena e al centro dell'attacco tornerà quel Ferrari rimasto in panchina 90 minuti a Modena a sorpresa. Scelta tecnica come inizialmente fatto trapelare, non solo. Oteri la spiega così. Mentre ha preso una squalifica in quella mezz'ora a Fermo, che era conseguente di una partita fatta 3 giorni prima, è stato squalificato e ha preso anche un brutto colpo alla costola, per cui per 5-6 giorni proprio non poteva neanche respirare. Quindi di cosa stiamo parlando? Era trapelato il fatto che fosse una scelta tecnica. Ma non è una scelta tecnica, ma ci può stare tutto. Poi, ma tutti siamo utili, nessuno è indispensabile. Ferrari adesso ha l'opportunità. Contro il Siena non ci saranno Diambo, Memusciai, Chiarella e Delle Monache infortunati. Squalificato Drudi. Ilanes favorito su Gherardi per la sua sostituzione, Zappella, Ingrosso e Veroli a completare la difesa, solita mediana con Pompetti, Pontisso e Derisio, davanti Ferrari, con lui Dursi e uno tra Rauti e Clemenza. Così Oteri sul Siena. Incontreremo una squadra che ha buone qualità e che sa palleggiare bene, e per cui se non vogliamo fare passare il tempo facendoli palleggiare dobbiamo giocare una partita molto aggressiva, essere corti, compatti ed evitare che questo avvenga. È una squadra buona, ben allenata da un collega come Padalino che stimo anche tanto. I toscani con gli ultimi risultati sono di nuovo fuori dalla zona playoff. Appena 19 i giocatori convocati da Padalino, fuori per scelta tecnica Caccavallo, infortunati Terigi e Pezzella, oltre Crescenzi e Kerbash. Recuperato il solo Bani, la presentazione del match di Padalino, che potrebbe optare per la difesa a 4 e l'avanzamento di Di Santo. Pescara rimane una di quelle candidate anche ai playoff, lo sappiamo. Mi auguro che, siccome mi aspetto una partenza forte, una squadra che voglia subito dettare un certo tipo di ritmo, mi auguro che i miei calciatori siano non all'altezza, perché quello è scontato che lo debbano essere, ma che siano già proiettati alla partita e al tipo di partita che ci aspetta. L'impatto e la mentalità della squadra che deve scendere in campo e anche di coloro che possono subentrare deve essere di una squadra che deve provare a vincere.